Benvenuti a un'altra puntata di Tutti in Orbita con il grande nostro protagonista, l'astronauta Paolo Nespoli, gli amici, i ragazzi, gli studenti del Politecnico di Milano, del Dipartimento, di Aerospaziale, del Dipartimento Aerospaziale e gli amici di Skyward. Ciao ragazzi, un applauso anche a voi. E cominciamo subito questa nuova puntata con un altro argomento, abbiamo parlato di tante tante cose, questo percorso che stiamo facendo con gli eroi del cielo e il nostro eroe del cielo Paolo Nespoli che ci spiega, anzi ci dà proprio quelli che sono i suoi risultati dopo sei mesi che è stato nello spazio, sei mesi nello spazio sono stati tanti Paolo. Eh. Ma dipende da come uno lo guarda, se uno sta aspettando un pullman anche un quarto d'ora è tanto, se sei sotto <ride> l'acqua, sotto la neve, uh, il, la teoria della relatività dice che il tempo non è costante, giusto? Per cui se ti diverti, se fai le cose interessanti, le giusto. cose utili, che, come, che è quello che succede sulla stazione, il tempo passa velocemente. E sembra strano, ma uh, quando è il momento di tornare a casa ti accorgi che non hai più tempo, devi fare tante cose che non hai fatto e speri nel futuro. E allora l'argomento del giorno è proprio che, come dici tu, è il tempo, se poi sono diciamo con eventi, si passano con eventi molto importanti, non c'è, passa talmente veloce, ne parliamo oggi appunto della guerra fredda, la globalizzazione, questo grande percorso dello spazio, della scienza, che cosa si è fatto, che cosa è successo, insomma per introdurre questo argomento abbiamo un video musicato, ma con eh, un aspetto proprio con eh, delle immagini che ti danno una grande emozione, le andiamo a vedere insieme e poi cominciamo a parlare di questo argomento. Prego la regia e cominciamo subito con l'argomento. momento de hoje.

Complimenti alla redazione e quindi a Claudio Villani per il montaggio perché veramente ci ha, ci ha portato da un punto della storia di partenza fino arrivare ad oggi. Volevo anche salutare a questo punto della redazione anche Alice Meloni. Ciao, Alice. Sì, grazie per la linea Paolo. Io saluto da parte di tutta la redazione Paolo Nespoli e tutte le persone che ci stanno seguendo. Volevo ricordarvi che se volete scriverci le vostre domande e curiosità io sono sempre qui pronta a raccoglierle all'indirizzo redazione chiocciola spacev.com. Bene, grazie Alice. Allora, Abbiamo visto queste immagini che stiamo commentando, mi troviamo con una grande emozione, no? Dall'inizio di quello che è capitato... Come è sezione. cambiato il mondo? Mamma mia, la globalizzazione, la storia, no ma raccontaci un Beh, po'... Beh, l'evoluzione della storia eh, direi Raccontaci io. un po' anche quello che... anche te che ti ha emozionato, nel senso per poi arrivare a quello che è oggi questo mondo, no? Il mondo della ESA, il mondo della NASA. Beh, io non sono un, uno storico, un filosofo, sono un un elettricista spaziale, quindi, uh, però è, è vero che quando sono cresciuto, quando siamo cresciuti c'era questo bipolarismo mondiale, Stati Uniti, Unione Sovietica, eh, la corsa frenetica alla Luna per stabilire chi fosse la nazione che tecnologicamente e anche industrialmente era la più capace, la corsa l'hanno vinta gli Stati Uniti e poi più avanti abbiamo visto che, che, che la Russia è caduta, l'Unione Sovietica è caduta, non la Russia, l'Unione Sovietica è caduta, si sono dissolti i vari stati, si è, di, si è dissolta l'Unione, e ora, ora la Russia continua a andare nello spazio in un modo più globale, devo dire, stazione spaziale internazionale, eh, un accordo, un progetto che ai tempi degli anni 60 sembrava totalmente... Infatti <ride> sta delle immagini che sono anche veramente... Addirittura di oggi, paradossalmente, sì. oggi se vogliamo andare in orbita, gli americani devono andare dai russi e chiedere... Un passaggio e lui se lo fanno pagare naturalmente, perché è, uh, è un mondo veramente strano, ma è un mondo che logicamente cerca di usare le risorse nel modo migliore possibile e, se, e, e la, la globalizzazione eh, è il risultato dell'utilizzo corretto delle risorse, dell'utilizzo in un modo migliore. Questa è la mia opinione, poi spero, degli no, no, storici. No. Uh, eh, certamente anche per la tua esperienza, no? Evi, sei andato su anche con due navicelle diverse. Sì, la esperienza è stata con lo shuttle dopo dieci anni di addestramento alla NASA e poi passato... Uh, sempre nell'ambito della spa Stazione Spaziale Internazionale, quindi una cooperazione internazionale, eh, la NASA, eh, l'Agenzia Spaziale Russa, l'Agenzia Spaziale Europea, tra cui l'Italia, il Canada e il Giappone, uh, in questa cooperazione che ci vede tutti assieme sulla stazione. Sembra quasi una barzelletta. C'era una volta la stazione spaziale internazionale, tre russi, tre americani, <ride> un italiano, eccetera, eccetera. Ma barzelletta sì, barzelletta no, si lavora e Cassita. si portano avanti cose importanti per tutti noi. Allora, abbiamo subito i ragazzi che sono ospiti per aprire questo talk show, per aprire questo dibattito tra Paolo Nespo e soprattutto anche per avere delle risposte riguardo alla sua esperienza. Andiamo subito per domandare e fare una prima domanda a Paolo. Prego. Buongiorno a tutti, sono Luca. Ciao, Luca. Volevo sapere, secondo lei. Uh, che ruolo ha avuto la stazione spaziale nel processo di uh, distensione e di riapacificazione uh, a seguito della caduta del muro di Berlino e quindi della caduta del blocco sovietico? Ma la... La stazione spaziale ha avuto un ruolo fondamentale, voluto allora da Clinton, eh, subito dopo la caduta del muro di Berlino, eh, per cercare di inglobare le capacità tecniche e le risorse che erano disponibili su, sul suolo dell'Unione Sovietica e sarebbero andate disperse, e forse vendute al miglior offerente. Sicuramente gli americani non volevano che, che nazioni strane acquisissero queste capacità, acquisissero questi tecnici che dovevano pur mangiare alla Chiaro. fine, e quindi hanno rallentato il processo di costruzione della stazione spaziale, hanno allargato gli obiettivi della stazione ed hanno all'inizio anche costretto le agenzie nazionali a considerare il fatto di eh, dover lavorare con, con eh, la, la, la Russia. Insomma, eh, è stato un processo molto interessante con dei profondi risvolti sociali, profondi risvolti tecnici che secondo me ci ha portato avanti, ci ha portato a cooperare eh, la Russia e gli Stati Uniti ancora oggi non vanno molto d'accordo, ma se c'è un punto dove vanno abbastanza d'accordo è proprio lo spazio. Mamma Quindi ci fa vedere che, che è possibile fare un progetto complesso, bello. costoso, difficile, ma duraturo quando lo si fa a livello internazionale. Altre domande, ragazzi, complimenti, andiamo pure avanti. Eh, chi sei? Eh, buongiorno a tutti, sono Brigida. Ciao. Eh, la mia domanda è... Ehm, dilla, dilla. Sei, sì. se, sei felice? Wow, Brigida con una domanda semplicina, semplicina, mette, mette il dito nella piaga se sono felice globalizzato, globalizzamente <ride> felice no, um, di quello che magari è anche successo che sta accadendo no, tuttora beh, personalmente sono, sono contento se devo essere sincero sono riuscito a raggiungere il sogno personale ora felice è uno stato un pochettino così sì. che cambia e va e viene ci sono tante cose che vorrei fare ci sarebbero tanti modi per essere ancora più felice poi dipende anche uno guarda cosa il bicchiere mezzo pieno o il bicchiere mezzo vuoto certo. uh, in generale direi di essere soddisfatto personalmente e professionalmente e sono anche contento del fatto che uh, bene o male la stazione spaziale internazionale ci sta indicando un possibile processo per il futuro Vogliamo andare come un'umanità su Marte, un, un, ma, ma anche vogliamo risolvere il problema dell'energia, vogliamo risolvere il problema dell'utilizzo delle risorse su questo pianeta. Certo. Eh, cioè, questi problemi importanti, forti, che coinvolgono tutti, eh, sicuramente vanno affrontati a livello globale. E sarei ancora più felice se queste cose si riuscissero a fare con facilità. Paolo. Poi mi riporta, adesso, in chiusura di questo primo, di primo blocco diciamo, dedicato a questo argomento, mi riporta anche a quando sono successe delle cose nello spazio che hanno poi globalizzato il mondo intero nel vedere sai, le missioni che hanno fatto, ti ricordi Apollo 11 per dire, no? Apollo eh? 13, Apollo 11 sulla Luna, eh sì, Apollo 13, sì, sì. Eh, quando, anche poi film, quando eh. si è dissolta l'Unione Sovietica con questi astronauti che Mannamela giravano sulla Mir e si diceva non c'hanno da mangiare, portiamogli, hanno raccolto, hanno fatto cioè, la colletta. Contrario, Al cioè, contrario, il mondo si è unito per stare insieme, Beh, sì, alla sì, fine sì, succede sì, anche sì. questo, vero? È interessante e importante. Allora noi continuiamo fra poco a te, tantissime domande, tantissimi quesiti con le risposte di Paolo Nespoli, sempre a tutti in orbita, non andate via, sta, rimanete con noi. C'è in studio con Paolo Nespoli Parliamo in questa puntata di Dalla guerra fredda alla globalizzazione Quindi c'è tanto da dire La storia diciamo dalla terra allo spazio All'universo Perché poi Marte, le colonizzazioni In prossime missioni Quanto ce n'è da dire tantissimo Paolo Global, Globalizziamo l'universo È quasi, di, è quasi esatto. difficile dire la parola Globalizziamo l'universo Andiamo subito con i ragazzi Che sono pronti con le domande Incominciamo con i ragazzi e Gli amici di Skyworld Grazie a tutti Nome? Io sono Andrea e come dicevi giustamente faccio anche parte di Skyward Experimental Rocketry. Che cos'è? Ecco, allora noi siamo un'associazione di studenti del Politecnico che hanno deciso di entrare in questo mondo okay. con il principale progetto attuale di battere alcuni record studenteschi e con la grossa speranza futura di poter entrare in questo mondo dello spazio e della ricerca spaziale. Proprio alla luce di questo, diciamo, volevo ricollegarmi con una, una domanda a Paolo Nespoli. Ovvero volevo chiedere, stiamo assistendo a un grosso cambiamento nel mondo dello spazio. Stiamo passando da questo grosso bi bipolarismo tra Russia e Stati Uniti a una ricerca spaziale che diventa sempre di più ehm, del mondo privato. Abbiamo assistito al lancio della, eh, da parte della Virgin Galactic dell dello Spaceship One. Poi da parte di SpaceX abbiamo visto anche la, insomma, il Dragon che si è attaccato alla, alla stazione, spa stazione, stazione spaziale internazionale. Certo. Quindi volevo, volevo chiedere quali sono gli sviluppi futuri. E poi oltre a questo volevo anche chiedere come sta cambiando la figura dell'astronauta. Siamo passati da John Glenn, Yuri Gagarin, questi grandi eroi nazionali, della, il primo degli Stati Uniti e il secondo eh, della Russia. Adesso, cosa, cosa succederà? Cosa diventerà l'astronauta nel futuro? Buono. Grazie. Ma sfigurati, anzi, rimani in collegamento, nel senso che, che rimani perché poi vorrei anche un dibattito, prima un dibattito su questo argomento molto interessante. Prego, Paolo. Beh, cominciamo dai sviluppi futuri, giusto. Sì. Eh, io non ho la sfera di cristallo. Eh, certo. e quando si cerca di guardare sul futuro o oh, pensare al futuro, uno eh, inevitabilmente fa delle, delle, delle supposizioni. Um, io penso che. Mh, che innanzitutto è corretto che eh, comincino a entrare sempre più eh, pesantemente i civili i privati certo. uh, nell'andare nell nello spazio. Questo perché le nazioni servono quando un progetto è troppo grosso, costoso, è troppo complicato, per cui devono esserci delle iniziative di carattere strategico nazionale con dei fondi pubblici. Ma una volta che queste cose sono diventate di routine, come per esempio oggi lanciare un satellite per le telecomunicazioni, è giusto che ci siano delle ditte, dei privati che facciano questo lavoro. E penso che oggi siamo arrivati al punto in cui il volo umano nello spazio è una realtà eh, aperta che è possibile per, per i singoli eh, e quindi Virgin Galactic, SpaceX, eh, tutte queste iniziative private che vogliono portare cose nello spazio, secondo me sono mature e si andrà sicuramente in quella direzione. Come cambieranno gli astronauti? Penso che se guardiamo un attimino lo sviluppo dell'aeronautica all'inizio del secolo scorso, siamo passati da alcuni pazzi che volavano su queste macchine e si fracassavano al suolo o questi miliardari. Tra virgolette, che, po che potevano pagare i primi biglietti aerei su questi trabicoli che stavano assieme un pochettino così, ogni tanto si perdevano. Si sono evoluti oggi con una classe di piloti professionisti che lavorano eh, nel settore e di passeggeri che pagano per essere trasportati da un'altra parte. Penso che si arriverà così nel futuro. Ci saranno piloti astronauti che porteranno queste navicelle nello spazio, con i turisti che andranno sopra, mentre si continuerà dall'altro lato ad avere dei laboratori, magari anche privati, certo. eh, che continueranno a fare gli esperimenti scientifici, tecnologici, con eh, probabilmente gli stati che eh, si sforzeranno invece di fare l'impossibile. Continuare l'esplorazione, andare su Marte o continuare addirittura fuori dal Sistema Solare. Ho sempre più la visione di questo Star Trek che si avvicina sempre di più. Eh, vabbè, con il telefilm, sai, fatto scientifico. Dovremmo più. inventare il teletrasporto. Il teletrasporto? Chissà, magari al Politecnico di Milano che scappa. Ci stanno eh. lavorando, immagino. Voi state sorridendo, no? Paolo Nespo gli ha fatto una domanda: ci state lavorando? No. Più o meno? Dai. <ride> iniziamo a pensare. Iniziamo eh, beh, a pensare. Come, come dice sempre Polonesco, comunque non da, dare spazio all'immaginazione. No, no? Si parte da un'idea, si parte sì. da un sogno impossibile e poi ci si, ci, si, ci, si, ci si lavora piano piano e prima o poi abbiamo dimostrato nei corsi della storia che le cose impossibili le abbiamo sempre realizzate. Forza ingegneri, certo. futuri ingegneri, prego dai, con me, tu, come ti chiami? Io sono Leonardo, sono anche io membro di Skyward Experimental Rocketry. Anch'io sono d'accordo sul fatto che eh, nel corso degli anni, nel corso del futuro, anche in un'unità, in futuro prossimo, i privati avranno un'importanza sempre maggiore, un ruolo sempre più strategico eh, nella ricerca spaziale, nell'esplorazione spaziale. Dall'altra parte però vorrei sollevare un dubbio, ovvero ho paura che l'ingresso dei privati nello spazio e dall'altra parte l'uscita di eh, agenzie governative dallo spazio possa portare un po' ad una contaminazione da parte dei privati eh, sul, riguardo agli obiettivi primari della ricerca spaziale, ovvero ho paura che il privato possa in qualche modo interessarsi meno a eh, problemi strettamente scientifici, a, ad obiettivi strettamente scientifici e quindi vorrei capire come si possano conciliare i due, i due obiettivi e d'altra parte una domanda un po' più specifica, ovvero vorrei capire se c'è la possibilità per l'Italia stessa, per i privati italiani, di entrare eh, in qualche modo nel mondo della ricerca. Spaziale dell'esplorazione spaziale, e in questo nel caso in cui fosse possibile, in cosa siamo più preparati e cosa possiamo fare meglio. Bene. Domanda sempre complessa. E vi ricordo sempre che sono un ingegnere, non un economista, un filosofo, un politico. Um, è vero che eh, quando un privato o un'azienda eh, inizia un'operazione eh, deve fare in modo, in modo che i conti quadrino altrimenti eh, questa operazione muore. E quindi i risvolti commerciali saranno molto importanti. Eh, Dall'altro lato non pensiamo, non ci pensiamo mai che quando uno Stato Intraprende un'attività alla fine usa i soldi del contribuente per fare queste cose che dovrebbero essere utilizzati con attenzione e quindi eh, il passaggio tra una cosa fatta dallo Stato a una cosa fatta da un privato eh, porta eh, di solito delle massimizzazioni, porta addirittura dei miglioramenti. Eh, bisogna stare un attimino attenti perché è vero, probabilmente eh, la ricerca scientifica pura sarà difficilmente fatta da un privato da una ditta privata perché non sempre questa ricerca ha un ritorno immediato che puoi quantificare in termini di soldi. Quindi sono sicuro che in futuro continuerà l'attenzione delle organizzazioni eh, statali o comuni per mandare avanti quello che è la ricerca di base, l'esplorazione, lo sfondare l'impossibile, mentre le ditte, le, le, cose, le, le, le agenzie private si concentreranno eh, nel, nello sfruttare quello che si è trovato, si, non so, nel costruire dei metalli nuovi, delle tecnologie nuove, dei motori nuovi, delle proteine nuove. Eh, allora le ditte lavorano molto meglio per sviluppare commercialmente queste cose. Il, il campo. È sicuramente aperto all'Italia. L'Italia è uno dei paesi che, eh, dal punto di vista dell'aeronautica, per esempio, certo. era molto avanzato. Eh, ancora oggi, eh, l'industria la, la, italiana lavora abbastanza febbrilmente nel settore spaziale. Ma eh, abbiamo bisogno di, di continuo lavoro, di continue energie, di continui sforzi per andare sempre più avanti. Eh, speriamo in voi che tiriate fuori queste idee supersoniche, eh, spaziali, perché appunto, eh, per poter appunto, continuare a mantenere questo, questa leadership che abbiamo nel settore spaziale a livello mondiale. Io continuo a dire Forza ingegneri, Forza Politecnico di Milano, andiamo avanti così. Altre domande? Sì, sicuramente. Sì, eccoci, nome. Ciao, eh, sono Giorgio. Ciao Giorgio. Eh, Anch'io faccio parte di Skyward e mi raggancio a quello che ha appena detto chiedendole quali sono, secondo lei da ingegnere, i traguardi tecnologici che dovremmo raggiungere per continuare le esplorazioni spaziali eh, con uno sforzo che è sempre più globale, sempre più unificato, sempre più mondiale. E invece quali sono al contrario eh, le tecnologie? le cose che si possono importare a breve termine dal, dai programmi spaziali per risolvere i problemi sempre più impellenti, come problemi energetici, ecologici, eccetera, uh, che comunque sono, anche questi sono problemi globali che... Un'altra di quelle domande, eh, eh, okay, eh, che pesante, va? una domanda da tesi di laurea eh. a questo. Uh, ma Giorgio, io... Io sono convinto, questa è una convinzione mia, che lo sviluppo tecnologico è direttamente legato allo sviluppo dei mezzi di trasporto. Mm. Ovvero, uh, se uno si può muovere velocemente, allora uh, riuscirà a fare delle cose in un modo diverso. Una volta si andava a piedi Giusto. e quindi uno il, il proprio universo lo vedeva lì, poi il cavallo, un pochettino più là, poi la macchina, un pochettino più là, poi adesso l'aereo. E poi avremo il razzo e quindi andremo avanti e indietro. Quindi eh, secondo me bisogna lavorare per migliorare eh, l'efficienza, la capacità dei sistemi di trasporto, perché dietro ai sistemi di, di trasporto io sono convinto che viene tutto il resto. Anche ma un po', riprendendo, scusami se posso fare una, un, un esempio, no? l'aereo una volta costava un, un mezzo di trasporto tantissimo per fare un viaggio, adesso costa molto di meno sì, quasi. Ma non è, fine, non cioè, è tanto il costo del mezzo, è l'innovazione tecnologica e le capacità che portano. Cioè Voi pensate, il fatto che abbiamo i mezzi di trasporto, tu vai a Mosca oggi, certo. al ristorante, eh, ordini le fragole, a Mosca, a Mosca le fragole non ci sono, da dove vengono? Dagli Stati Uniti, dal Messico, dall'Africa, portano le fragole lì. Ed è commercialmente um, possibile. Uh, per cui, questo ti dà un attimino l'idea di, di come i mezzi di trasporto uh, certo. ci aiutino a sviluppare tutto il resto. Il mezzo di trasporto oggi è cosa abbiamo? L'aereo, i treni, le auto. Ma dovremmo pensare un pochettino più in là, a mio parere. Dovremmo veramente pensare al teletrasporto, dovremmo veramente pensare a un modo per arrivare lontano velocemente. Certo. Eh, o un, un veicolo. alla al, questo al... è un risparmio di, di, economico, anche, no? Beh, Può eh, essere, cioè, occorre sì. naturalmente poi dall'altro lato eh, guardare questo pianeta con attenzione: questo è un altro lavoro che dobbiamo fare. Certo. È un ecosistema veramente in equilibrio, non possiamo utilizzare le risorse come stiamo facendo adesso, eh, bruciare questa enorme quantità di, di energia e non ricrearla. Quindi dobbiamo stare un attimino attenti: le risorse sono finite. Uh, gestire l'energia in modo bilanciato uh, gestire le risorse in modo bilanciato questa è un'altra sfida uh, veramente aperta per uh, i nostri ragazzi di oggi mamma mia quante ancora cose da imparare anche sicuramente con eh, l'interpretazione dell'astronauta paranespo che chiaramente ci sta facendo vedere una visione chiaramente non la conosce non può come dici tu avere una sfera di cristallo però intanto ci dà la sua semplice spiegazione quale può essere la sua esperienza nello spazio ritorniamo fra poco qui a tutti i normi Tantissime altre domande con un altro argomento molto, molto interessante, il futuro dei voli spaziali. State con noi. Rieccoci in studio con la terza parte di Tutti in Orbita con il nostro grande astronauta Paolo Nespoli. Parliamo di voli per turisti nello spazio. Oh, finalmente. Oh, finalmente si va, si va in vacanza nello spazio. <ride> si va in orbita, noi possiamo andare in orbita. Mi collego subito con Alice della redazione Ciao Alice per introdurci questo argomento. Ciao Alice, dimmi tutto. Sì, esatto, parliamo di voli spaziali per turisti e in particolare parliamo di Virgin Galactic, una branca del marchio Virgin famosissimo di cui è proprietario Richard Branson, e che appunto sta lavorando già da alcuni anni per far, per far sì che anche persone comuni eh, a prezzi esorbitanti possano andare in vacanza nello spazio. Pensate che la Virgin Galactic propone al prezzo di 200 mila dollari l'uno, che per forse in realtà per, per i ricchi forse non è in realtà una cifra così grande, un volo a oltre 100 km di altezza eh, sopra la nostra terra e 6 minuti di eh, assenza di, di peso, di gravità. Eh, la la Virgin offre anche diciamo, questa, questa esperienza ai propri turisti. Ovviamente sono stati fatti tantissimi test fino ad arrivare alla loro navicella personale che si chiama SpaceShip2 sono pronti, stanno per partire, hanno Addirittura inaugurato questo aeroporto in Messico, eh, e già dal 2007 la Virgine è in contatto con la NASA per cercare di eh, avere un servizio ottimale, eh, anche se non si tratta di missioni scientifiche, ma solo tra virgolette di missioni di, eh, di piacere per questi eh, piloti turisti nello spazio. E io ho una domanda personale per, per Paolo Nespoli: volevo sì. sapere innanzitutto che cosa ne pensa di questa possibilità e se per caso non si sente un po' eh, derubato di tutta la preparazione che invece ha dovuto sostenere lui eh, per andare nello spazio, perché queste persone sì, magari eh, saranno, eh, come si può dire, saranno eh, seguite prima del lancio, però non devono seguire tutto eh, l'iter che invece tocca a voi. Sta sorridendo <ride> Paolo. Oh, vabbè Alice, um, innanzitutto sono contento che ci siano questi sviluppi per portare lo spazio sulla Terra. Per, per, per far fruire a tutti questa, questo, questo spazio. Uh, sono un po' perplesso da Virgin Galactica, a dire la verità, perché per quanto mi riguarda come astronauta, considero quello che la Virgin Galactica fa... Un volo sì, nello spazio, oltre 100 km, ma alla fine è un volo parabolico, nel senso che va su, va su, va su, va su, va su, e poi vieni giù 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 giù. E in quel periodo sei minuti, sei in assenza di gravità. Ma fai sei minuti. Sei minuti sono tanti, Chiaro. ma non sono poi tantissimi. Per cui uno in sei minuti che cosa fa? Galleggia, fa, sperimenta, gira, guarda un pochettino fuori, si diverte. Non alla riesce, fine però non, non penso che veramente si riesca a, a sentire cioè. questa, forse a vedere la te in sei minuti, vedi un pochettino di terra, un po' così, ma per riuscire veramente a, a cogliere tutti gli aspetti devi fare almeno un'orbita. Io sono convinto che il volo vero nello spazio è almeno un'orbita attorno alla Terra. Un volo di due o tre giorni, quattro giorni, una settimana attorno alla Terra secondo me è più, è più solido, quello, considero quello come volo spaziale. Non sono geloso, anzi chi più ne ha, più ne metta, sarei curioso di fare uno di questi voli. Um, insomma, sono convinto che, che andare nello spazio per i turisti sia importante, sono convinto che sia bello, uh, io mi sono sentito bene anche se ero lì per lavorare, mi sono divertito e sicuramente quelli che vanno solo per divertirsi troveranno veramente delle, delle cose stupende, eh, spaziali, fuori dal mondo, extraterrestri. Saranno per un momento degli extraterrestri. Eh, Pensate extraterrestri. un po'. No, eh, poi voglio dire, se in un, in un volo non vedi tanto, puoi farne due o tre, visto che poi i costi, come dicevi, si è messo sopra. Eh, la Virgin tanti. Galactic <ride> costerà 200.000 dollari. 600.000 dollari. Beh no, i primi voli, quali veri, attorno alla Terra costeranno probabilmente 20 milioni di dollari, ecco. che comincia a essere un costo abbastanza... Solido, però, se uno fa dei paralleli con l'aeronautica all'inizio dell'anno, lo sapete quanto costava un, uh, un volo uh, intercontinentale? Parigi. Parigi-New York all'inizio ecco quanto E costava circa 200 mila dollari Ma dai E eh certo cioè non ci E la gente c'era Per cui se uno allora avrebbe potuto dire No guarda lasciamo perdere perché nessuno comprerà Oggi, Oggi non avremo l'aereo che costa 500 dollari 500 euro, 600 euro Uno va su internet, trova il volo cheap E arriva negli Stati Uniti Si arriverà così anche per lo spazio Ho Subito le domande dei ragazzi di Skyward C'è qualche domanda Sì vediamo un attimo il nome Ciao Paolo io sono Ruben Ciao e... In Skyward mi occupo del mio piccolo di analisi di missione. Ma ascolta, Skyward, allora ripetiamo, c'è questa branca di Politecnico di Milano che si occupa di... Sì, un'associazione composta da studenti del Politecnico e al momento ci occupiamo di lanciare dei razzi per battere dei record studenteschi e poi in futuro, non si sa, insomma, nel in futuro... Battere indefinito... i record studenteschi, non smacchiare le oparti. Battere i record bello, studenteschi, bello, ottimo. Bello, ottimo, non solo, ma Paolo mi faceva una domanda, non avete però delle magliette che vi contraddistinguono? Sì, le abbiamo, cioè, le abbiamo però avevo pensato che... No. Erano un ma... po' timidi, la prossima volta li dovete invitare... No la loro solo. magliette, facci vedere Ma no, facciamo prima dopo. Paolo, vi regaliamo delle magliette della ESA come vedete visto la globalizzazione parliamo anche l'agenzia spaziale europea sì. si fa conoscere anche verso sì. i ragazzi, quindi lo vedete lui è quello vero, io non dico che sono quello falso però lo posso diciamo così avvicinare in questa maniera, prego ah, eh, Dicevo io in Skyward del mio piccolo mi occupo di analisi di missione e nell'ottica appunto di questi voli turistici, di queste missioni spaziali turistiche, secondo lei qual è, quali sono i punti critici che bisogna cambiare affinché un equipaggio non addestrato possa insomma, effettuarli. Beh, uh, sì, Ruben bisogna veramente fare un'analisi di missione e capire un pochettino quali sono le cose. Oggi, se uno guarda che cosa succede quando vola su un aereo sostanzialmente non è che uno ha bisogno di addestrarsi per volare su un aereo commercialmente come passeggero, ci sono delle precauzioni che hanno a che vedere più che altro con la, con la safety, con la sicurezza, eh, evacuazione d'emergenza, eh, cose di questo tipo, eh, si dovranno sicuramente tirare fuori quelle che sono le problematiche legate al, a delle emergenze, ridurre al minimo comune denominatore eh, e fare in modo che alla fine si si sia, sia in sicurezza. Quindi forse la sicurezza è il, il punto da sviluppare uh, più attentamente. Un'altra domanda? Allora vediamo un attimo se abbiamo ancora domande, prego. Sì, oh. sono Umberto di Skyward Experimental Rocketry, volevo chiedere, ma m, pensa che le compagnie, gli enti, i grandi enti spaziali abbiano passato il testimone alle compagnie private anche perché eh, così da poter ricavare tecnologia tramite un po' di sana competizione tra le compagnie private? Oh, è un'analisi politico-economica complessa. Uh, sì, uh, diventa difficile giustificare per i governi l'utilizzo di risorse comuni per cose che possono fare gli enti privati. Tra l'altro, lo sappiamo benissimo, i governi sono molto inefficienti nel gestire le cose. Quindi, quindi l'attenzione, l'efficienza, la cura del dettaglio e il raggiungimento dell'obiettivo uh, sono di primaria importanza per uh, i privati. Ed è giusto, corretto, eh, l'ho già detto prima parecchie volte. È giusto e corretto che quando una cosa non è più impossibile per un privato passi dal governo al privato e sicuramente eh, con la competizione che di solito si staura si, si andrà a un, a un miglioramento di quelli che sono i risultati, con un abbassamento dei costi e una migliore utilizzazione delle risorse. Abbiamo riguardo anche un contributo molto interessante che pregherei alla regia di mandare con scopa. Prego la regia. Poi ritorniamo in studio. Dottor Sgobba, sappiamo che lei è responsabile della sicurezza in ESA. Quanto è importante la parola e eh, la parte sicurezza nella preparazione di una missione spaziale? Innanzitutto un saluto a tutti voi in studio e uno in particolare a Paolo Nespoli che è un collega e un amico di lunga data in ESA con cui ho collaborato nella preparazione delle sue missioni come eh, safety manager. Eh, come dicevi sì, sono responsabile all'ESA eh, sin dal 1995 di, eh, della sicurezza volo, eh, mi sono occupato di tutte le missioni europee su Mir, Shuttle e sulla stazione spaziale internazionale e in particolare eh, ho presieduto la commissione eh, che certifica gli equipaggiamenti eh, che noi inviamo per poter effettuare le varie attività di ricerca eh, e così via. E quindi eh, da che cosa si origina eh, diciamo, la sicurezza in campo spaziale? Ten tenendo presente che la nostra esperienza eh, è sempre eh, diciamo, da rinnovare caso per caso, perché non esiste niente che voli in uno spazio che sia stato veramente già interamente prodotto in quella stessa. Eh, funzione e eh, diciamo, eh, con quei collocati fisici eh, in passato, ci basiamo su un'attività eh, diciamo, che viene effettuata attraverso dei gruppi eh, di certificazione a cui partecipano anche gli astronauti. E gli ingegneri portano una visione ingegneristica delle problematiche di sicurezza e eh, con riferimento ai requisiti che si applicano, mentre eh, gli astronauti portano la loro esperienza eh, prevalentemente e eh, ovviamente. Eh, operativa. È da questa collaborazione, da questo connubio che viene fuori poi una missione eh, sicura, con equipaggiamenti eh, performanti, come previsto dal punto di vista, innanzitutto, della safety, ma anche dei risultati eh, scientifici. Eh, la missione, eh, le missioni, in effetti, di Paolo eh, sono state, in particolare, molto apprezzate perché eh, Paolo è stato uno degli astronauti più precisi e più eh, performanti. Eh, che francamente abbia personalmente conosciuto negli ultimi anni. Quindi vi lascio a lui e eh, complimenti alla Space TV per questa eh, ottima diciamo, iniziativa di lanciare una televisione completamente dedicata allo spazio. Bravi e continuate così. Eh, Grazie. Grazie Tommaso eh, che Tommaso. dal centro Estec dell'Agenzia Spaziale Europea ci controlla e ci mantiene eh, safe. Sì. Uh, ci mantiene sicuri. Aspetta, safety perché vuol dire che alla fine la sicurezza, chiudiamo questa puntata dicendo proprio della sicurezza Ma non è facile, loro fanno un lavoro veramente importante, fanno le analisi di cui si parlava prima e tirano fuori delle cose che non sono ovvie perché fare un'analisi di safety vuol dire andare a guardare tutto quello che si potrebbe rompere, come si potrebbe rompere e quale impatto eh, potrebbe avere sul veicolo, sull'equipaggio è una cosa complessa interessante eh, che sicuramente ha portato ad analizzare, lo, a vedere lo spazio con occhi diversi, ma ci ha portato poi a vedere anche le cose di tutti i giorni Chiaro. con un occhio diverso. Beh, io direi che proprio per le prossime puntate analizzeremo anche questo argomento che è veramente di interesse diciamo a livello universale, perché la sicurezza prima di tutto, quindi se abbiamo Paolo Nespoli che è tornato e tanti altri astronauti che vanno e vengono dallo spazio, ci sei, è, è sicuramente un grande ed importante motivo anche la sicurezza. Ringrazio tutti i nostri ospiti, il Politecnico di Milano. Ciao ragazzi, fatevi un applauso. Skyworld sempre Politecnico di Milano, la nostra redazione, Paolo Nespoli, tutto il nostro staff, grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima puntata sempre con tutti in orbita alla prossima ciao